Partita che si è vinta e ci portiamo dietro i due punti che ci danno la matematica certezza di entrare nei playoff. Quindi obiettivo raggiunto, anche se adesso guardiamo la classifica e abbiamo ripreso il primo posto, perché mi hanno appena detto che Ariano ha perso in casa contro Napoli, ma questo conta poco, conta quello che abbiamo fatto durante la partita, troppa ingenuità, troppe palle perse, e non possiamo sempre pensare che tutto passi attraverso questa grande giocatrice che abbiamo la fortuna di avere qua a Battipaglia, che è Courtney Treffers. Lei è super, è un'atleta super, è un'atleta che forse merita palcoscenici maggiori, più importanti, e per adesso ce la teniamo stretta e continuiamo a lavorarci, perché lei è una che vuole lavorare tantissimo. Siamo molto contenti, anche il coach penso sia abbastanza soddisfatto della nostra prestazione e ora però siamo con la testa alla partita di Napoli, che è altrettanto importante perché ci permette di passare poi alla seconda fase con 10 punti, e quindi questa settimana sarà altrettanto dura e saremo altrettanto concentrati per questa partita. È stata una bellissima partita, abbiamo un po' sofferta, abbiamo sbagliato un po' all'inizio sulle palle perse, però alla fine ce la siamo portate a casa.